Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Oggi video leggermente particolare perché, come potete capire dal titolo, vado ad unire un piccolo unboxing manga yo più le letture che ho fatto in questi ultimi giorni. Questo perché avrei voluto questo sabato quindi portarvi l'unboxing, proprio il video acquisti generale come al solito, ma ci sono stati dei vari ritardi per gli acquisti, diciamo, di questa settimana e arriveranno appunto fra qualche giorno. Quindi in questo momento vi faccio vedere questo qui che è piccolino. Poi invece la prossima settimana, quindi sabato prossimo, vedrete il video acquisti con due bei pacchi manga yo, belli sostanziosi, che racchiudono la penultima e ultima settimana. Ma senza perdere ulteriore tempo, facciamo partire la sigla del canale e ci vediamo subito qui. Ed eccoci bentornati in questo video, vi ringrazio sempre per tutto il supporto, vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al canale, un like, attivare la campanella per non perdere ulteriori video, un commento a fine video per chiacchierare insieme perché sapete che rispondo sempre. Ci tengo anche a ricordarvi il mio nick Instagram che trovate qua, appunto per andarmi a seguire visto che sono molto attiva, pubblico post e mi fa piacere sentirvi anche in quella piattaforma. Qui c'è il mio codice sconto Nerdando che potete utilizzare su tutto il catalogo Mangayò e avere il 5% di sconto. Scusatemi se mi vedrete sudare, ma letteralmente sto facendo la sauna, sta ritornando qui il caldo in una maniera assurda, ma iniziamo subito quindi con il pacco di manga yo. Ripeto, questo piccolo unboxino della scorsa settimana, eccolo qui, abbiamo il pacco. E come vi dicevo, visto che la settimana scorsa c'erano state le ferie per le varie case editrici, ho acquistato solo una piccola cosa perché non era uscito praticamente nulla. E questa piccola cosa però costava più di 50 euro e ne ho approfittato per prenderla adesso visto che non avevo completamente uscite. Volevo recuperare un cofanetto di un autore e l'ho preso, un autore che che tornerà appunto con una sua nuova opera qui in Italia annunciato a ottobre. L'opera è Ira Yasumi, ve lo lascio appunto la foto qui, sto parlando appunto di Keigo Shinso. E infatti qui abbiamo il pacchetto con il cofanetto di Tokyo Alien Bros. Adesso ve lo faccio vedere, che è veramente molto bello. Eccolo qui. Qua ci sono i tre volumi che compongono l'opera. Il prezzo è di 50, appunto, e 70. Adesso lo andiamo ad aprire visto che è in celofanato. Allora, non penso di tenere il cofanetto, lo dico già adesso perché non mi fa impazzire la qualità, anche se la foto del cofanetto è molto molto carina. Ecco qui. Adesso usciamo i volumi. Ah, qua abbiamo il volume numero 1, delle illustrazioni davvero molto molto belle. Il volume numero 2 ed il volume numero 3. Allora, questa è una storia che mi attirava da un bel po' di tempo. Volevo conoscere meglio l'autore appunto prima di iniziare quella sua nuova opera. Dovrebbe essere una storia molto particolare di questi due ragazzi sulla Terra che in realtà sono degli alieni e che dovranno adattarsi a quelli che sono appunto gli esseri umani. Sicuramente saranno qui per cercare un modo di conquistare appunto la Terra. I disegni mi piacciono veramente tanto. Faccio vedere qualcosa. Ed è un autore, ripeto, che mi ha sempre incuriosito. Sicuramente, ovviamente, lo leggerò il prima possibile e vi porterò un mio parere su questa lettura. Oltre appunto a questo, ho comprato usato su Amazon, quindi su Amazon Warehouse. Pensavo mi arrivasse distrutto perché ho comprato Holiday Junction, qualcosa del genere. Ecco qui. Questo costava pure sui 16,90 euro. Se non sbaglio, l'ho comprato 5 euro. Mi aspettavo appunto arrivasse in pessime condizioni, invece è arrivato migliore di quelli che a volte Amazon spedisce come nuovi. Quindi sono assolutamente soddisfatta. Anche questa è un'opera di Keigo Shinso, i disegni sono sempre molto carini. Credo che sia una delle sue prime, quindi probabilmente più immaturo, più anche nel disegno, diciamo. Però, visto che voglio farmi un'idea a 360 gradi di quest'autore, comincio a recuperare tutto. Quindi mi manca Randagi e Summer of Lava, se non sbaglio. E basta. Ma questi appunto erano gli acquisti. Vi ricordo sempre il codice Nerdando da utilizzare appunto su Mangayò. Allora, che ho letto in questi giorni? Mi sono messa in pari con A Sign of Affection, quindi qui li vedete letteralmente tutti fino al 6, che adesso appunto è uscito il 7,
poi ne riparleremo quando lo leggerò. Confermo quello che ho detto nel primo video lettura, in cui avevo letto solo il primo volume. Mi ha dato un'impressione buona e ha continuato per tutti gli altri volumi. È uno shoujo che non fa nulla, diciamo, di particolare rispetto agli altri, perché si parla sempre di una storia d'amore, romantichina. Qui siamo però all'università, non appunto alle superiori o alle medie, quindi i ragazzi, diciamo, sono più maturi e più grandi. Ma soprattutto, come avevo detto, mi fa impazzire proprio la protagonista, perché è una protagonista che si fa avanti, è una protagonista che ha ben chiaro cosa vuole, è una protagonista che non ha paura di fare il primo passo, non è la tipica, a volte ovviamente perché non so tutti i shoujo così, però capita spesso che magari la protagonista degli shoujo sia quella più sottona, che si fa corteggiare, invece qui, oltre ad essere sottona come qualsiasi persona sulla terra quando si innamora, è comunque una persona che, ripeto, si fa avanti, non ha nessun timore di fare il passo solo perché è una donna, ed è qualcosa che mi piace davvero tanto. Tra l'altro l'ultimo volume mi ha messo curiosità sul tatuaggio che ha questo ragazzo, che adesso non si vedrà mai in queste copertine. Vediamo un po', sì, magari un po' qui la mano nel dito. Perché sembrerebbe esserci una storia dietro a tutto questo, quindi c'è un po' di mistero che non vedo l'ora di leggere e di scoprire. Quindi se volete uno shoujo moderno e anche un po' originale, assolutamente prendete questo. Andiamo avanti con le letture, con il volume numero 11 di Spy Family. Nello scorso video lettura avevo detto che Spy Family fino ad allora, forse il video acquisti, fino al volume 10 non mi aveva fatto impazzire, non perché i personaggi non fossero belli o chissà cosa, perché comunque faceva ridere, però non andavo avanti con la trama, mi sentivo sempre ferma allo stesso punto. Qui finalmente abbiamo uno sviluppo del rapporto tra Anya e Damian, abbiamo uno sviluppo proprio della trama che continua ad andare avanti, e quindi mi è piaciuto tantissimo. Anya e Damian sono stupendi in questo volume, ho finalmente trovato la voglia di continuare ad andare avanti con Spy Family, e quindi sono molto molto contenta. Un volume meraviglioso, vi faccio vedere magari una paginetta troppo troppo carina tra loro due. Acquistate Spy Family perché merita, anche se è un po' lento, ripeto. Continuiamo con le letture con Strawbeige, volume 1 e il volume 2, questa è la variant che c'era nel pack. Allora, ho iniziato, diciamo, ho recuperato tutte le opere di Osakisaka che le sto iniziando a leggere, un passatello l'avevo già letta. Questo è uno shoujo che, ripeto, può sembrare tipico, perché in realtà è così, nel senso che se leggete o se avete letto altro della Osakisaka vi renderete conto che molto spesso sono molto simili come storie. Però c'è da dire che In ogni opera poi mette quell'elemento che va a distinguerla, ed è un elemento molto importante, perché per esempio qui credo di non aver mai letto uno shoujo in cui il ragazzo di cui è innamorata la nostra protagonista è fidanzato. E non è che dice fidanzato con una persona che non vuole, una persona di cui non è innamorato, no, perché c'è un flashback molto bello tra il ragazzo e appunto la sua fidanzata. Cioè, in quel momento io mi sono sentita in difetto, perché non sapevo veramente per chi tifare, perché sono carini anche loro, quindi è qualcosa di particolare. Devo andare sicuramente avanti per capire come si svilupperà il tutto, però promette molto molto bene. Andiamo avanti con le letture, con Blue Lock, di cui vi ho parlato veramente tanto, mi sono letta il volume 6, 7, 8 e 9. Praticamente la storia da qui è diversa da quella, cioè vado avanti rispetto a dove avevo lasciato l'anime, quindi per me era tutto nuovo, mi sta piacendo sempre di più, anzi forse questa seconda parte è ancora meglio, è iniziata questa sfida di ruba avversari, che è veramente molto interessante, e vedere i nostri protagonisti scontrarsi con quello che era anche la loro squadra, i componenti della loro squadra, è stato veramente molto interessante, sempre molto adrenalinico, sempre molto molto bello, non riesci a staccarti da un volume, se non fosse che ho altre 100 letture da fare, probabilmente l'avrei già finito, ma conto di finirlo presto, almeno mettermi in pari, ecco. Bello, Blue Lock veramente molto bello. Poi si continua con gli ultimi due, appunto, volumi che ho letto in questi giorni, ovvero volume 14 e 15 di Komi. Vi ho già parlato tante volte di Komi, posso solamente dirvi che continua a piacermi. Questi due volumi sono molto particolari perché i protagonisti sembrano quasi secondari in questo caso, perché la storia si concentra molto sui personaggi secondari,
C'è una storia molto carina e commovente di una ragazza della loro scuola, quindi una loro compagna, che ha un problema con... è molto schizzinosa, nel senso proprio che ha un problema con i microbi, tutte queste cose, ha paura e quindi non riesce a toccare nessuno senza appunto andare nel panico. È una storia molto carina perché poi dovrà mettere da parte questo suo problema che non è indifferente per lei. Per un'amica ed è qualcosa di davvero molto molto bello. Komi riesce a sorprendermi anche quando i protagonisti Komi e Tadano non sono molto presenti, l'unica cosa ti tiene incollata alle pagine. Questo non è qualcosa da sottovalutare per niente al mondo. E niente ragazzi, queste erano le letture che ho fatto in questi giorni e il piccolo acquisto che volevo appunto mostrarvi. Ci vedremo il prossimo sabato con i video acquisti molto sostanziosi che non vedo l'ora di farvi vedere. Ci sarà qualche nuova serie, come sempre, ne inizio, ne termino una e ne inizio 20. Quello è un altro punto di discorso. Fatemi sapere voi cosa avete letto e cosa avete acquistato e noi come al solito ci vedremo in un prossimo video.